la diffidenza nei confronti delle amministrazioni locali. Io ricordo per inciso, prima di dare la parola al professor Settis, che in Sardegna si è tentato di fare un grande parco nazionale, quello del Gennargentu. Come tutti vi ricorderete, le comunità locali erano a grande maggioranza contro i vincoli nazionali, ma facevano le barricate, minacciavano coi fucili. Professor Settis. Io vorrei ringraziare gli organizzatori di questa serata, in particolare Maria Antonietta Mongiu, per avermi invitato a una in una circostanza così civile e a una discussione così interessante come quella che vedo qui. Io conosco la Sardegna veramente troppo poco e parlerò più di principi e più di Italia che di Sardegna, con la consapevolezza però che parlare di Sardegna, a proposito di paesaggio, vuol dire porre nei termini più alti oggi possibili una questione nazionale. I temi di cui io parlerò oggi sono il paesaggio come bene comune e la salvaguardia di alcuni punti particolarmente delicati. E quali sono i punti più delicati del paesaggio in Sardegna come in Italia? Le coste, il paesaggio agrario e i centri storici. Vorrei seguire un filo di principi, ma in questo filo di principi avrò due momenti dedicati invece ai problemi della Sardegna. Non posso non dire una cosa per legare queste due cose insieme. Parlare della Sardegna e parlare dell'Italia è in nome dell'unità nazionale di cui parla l'articolo 5 della Costituzione e di cui io sono un convintissimo sostenitore. L'unità nazionale in un paese come l'Italia, in un paese con la stratificazione storica dell'Italia e con la varietà e diversità delle tradizioni locali e delle storie locali, vuol dire unità nella diversità. Vuol dire una sovranità statale, ma anche una sovranità condivisa. Questo vogliono dire le regioni, questo vuol dire essere italiani oggi. Però in questo caso io credo che noi dobbiamo parlare dei temi del paesaggio rispondendo all'attacco forsennato al piano paesaggistico della Sardegna, che è fatto dall'attuale amministrazione regionale. Dobbiamo rispondere parlando di Sardegna e pensando all'Italia. Questo è il solo modo in cui questo discorso potrà diventare veramente significativo, e bisogna che gli italiani siano convinti, tutti gli italiani, anche quelli che eventualmente non fossero mai stati in Sardegna, che questa è una questione nazionale. Il paesaggio in Sardegna come in Italia è una questione straordinariamente importante per due ragioni almeno. La prima è la straordinaria stratificazione di bellezza e di storia del nostro paesaggio. La seconda, della quale qualcosa dirò fra poco, non è minore di questa. La seconda è che l'Italia, nella difesa del paesaggio e dei beni culturali, ha una stratificazione normativa, qui i giuristi presenti ne sanno certamente molto più di me, una stratificazione normativa particolarmente nobile, particolarmente antica. È stata il modello di tutto il mondo. Molti italiani non lo sanno, ma è così. Dobbiamo dunque fare una spola fra i principi e i temi dell'attualità, in particolare in Sardegna. Ma è proprio per questa ragione, per la straordinaria importanza della tutela del paesaggio in Italia, che io avevo visto sorgere con grandissimo interesse, con grandissimo curiosità prima e condivisione poi, il piano regionale per il paesaggio in Sardegna. Il presidente Soru mi aveva voluto informare di questo, noi non ci conoscevamo, ci siamo conosciuti in questa circostanza perché ha voluto anche discuterne con me, e ho visto con grande gioia decollare quel piano paesaggistico regionale, il migliore di gran lunga mai fatto da una regione italiana. In quel progetto io perché c'è un punto importante. In un tema così delicato abbiamo bisogno di modelli, perché gli esseri umani hanno bisogno di modelli. Allora io ho visto con grandissima gioia, io non sono sardo, sono calabrese, però vedere una regione come la Sardegna, che molti possono considerare, gli italiani, quelli che dicono che tutte le cose importanti succedono a Milano, eccetera, possono considerare con uno sguardo di compatimento, vedere che per una volta
era una regione come la Sardegna, che diventava la locomotiva d'Italia, vedere che diventava la regione che dava il modello a tutti, era per me una ragione di gioia doppia: uno, perché c'era un modello, e due, perché veniva dalla Sardegna. E per questo che nel nuovo progetto ho visto con incredulità, l'ho letto e me ne darò qualche commento fra poco, ho visto nelle nuove linee guida della Giunta Cappellacci con incredulità e con vero dolore una licenza di uccidere il paesaggio sardo. Quel piano paesaggistico della giunta Soru, che richiedeva naturalmente poi a cascata tante altre cose che non si è fatto in tempo a fare, quel piano paesaggistico aveva un grande vantaggio: era conforme alla Costituzione, nel massimo rispetto della storia della Sardegna, nel massimo rispetto della Costituzione italiana, nel massimo rispetto del futuro delle nuove generazioni. Per questa ragione aveva un'importanza italiana, europea, globale. Quindi, rinunciando a quello, la Sardegna farebbe due suicidi in uno. È difficile che una persona possa commettere due suicidi in una volta. Bene, ci stanno riuscendo. Due suicidi in uno. Uno, perché uccide un piano paesaggistico infinitamente, evidentemente migliore di queste cose. Due, perché toglie alla Sardegna un'occasione storica di essere la locomotiva d'Italia. Due suicidi con un solo pugnale. E qui vorrei fare la prima sosta, perché vorrei leggervi, sono stato incaricato, si è parlato poco fa di FAI, la signora Giulia Maria Crespi, che è la fondatrice storica del FAI e la presidente onoraria del FAI, avrebbe molto voluto essere qui oggi, non ce l'ha fatta. È una donna che mi dispiace moltissimo che non sia qui, perché è una donna straordinaria la cui forza di carattere coi suoi 90 anni sta forse crescendo. Lei, non essendo potuta venire qui, ha scritto per voi una lettera e ha incaricato me, che sono nel Consiglio Nazionale del FAI, di leggervela. Quindi le cose che leggerò adesso non sono mie, non sono farina del mio sacco, e non riuscirò mai a darvi in modo adeguato la forza e la passione di questa signora novantenne, che sembra molto fragile ed è una forza della natura. Lei scrive così: «E agli abitanti sardi di questa isola, così vicina al mio cuore, anche se nelle mie vene non scorre una goccia di sangue sardo, vorrei dire, anzi vorrei gridare ad alta voce: amici sardi, non fatevi ingannare da fuochi fatui, non fatevi sfruttare, come nella storia di quest'isola spesso è avvenuto. State attenti al ribaltamento di questo nuovo piano paesaggistico. Non credete alle proposte di nuovi e facili guadagni mascherati da servi di potenti e ciechi speculatori che si arricchiscono sulla vostra pelle, totalmente incuranti del domani che sempre arriva». Questa parola domani scritto con la maiuscola da questa signora di 90 anni. «Già ora non vedete quante abitazioni, quante villette a schiera giacciono vuote e invendute? Non vedete come numerosi tratti del vostro mare turchese di rocce plasmate miracolosamente dal vento sono state contaminate e distrutte per sempre su queste vostre coste, le più belle del Mediterraneo? Non piangete per l'arido squallore dei vostri campi abbandonati, per le terre, il bestiame, le greggi, prelevati agli agricoltori per ordini superiori a causa di mutui trentennali revocati? E ora, nel nuovo piano regolatore, non vi accorgete che viene anche proposto di intaccare l'interno di questa vostra meravigliosa isola, così ricca di storia, di arte, ma anche di potenzialità agricole e manufatturiere? Cari amici sardi, svegliatevi», dice la signora Crespi. «I tempi sono duri, perché la ripresa è difficile, la disoccupazione in aumento e i giovani purtroppo non vedono futuro. Ahimè, questa è la mala verità e io ne soffro. Ma non è certo favorendo, attraverso ambigue proposte facilmente scavalcabili, un'ulteriore cementificazione delle coste attraverso abbagli di nuovo lavoro, che questi vostri problemi verranno risolti. Abbagli che alla lunga riempiranno soltanto le tasche di alcuni furbi, astuti speculatori. Invece ricordatevi, amici sardi, del vostro intrinseco patrimonio locale, una dote preziosa da non distruggere.
Giovani tornati alla terra che avete abbandonato perché è troppo faticosa e troppo avara nel ricambiare la vostra dura fatica. Ma ricordatevi che questa terra può produrre straordinari prodotti gastronomici da esportare nel mondo e primizie per il mercato. Ricordate anche che se la terra viene rispettata e ben lavorata può ridurre grandemente il flagello del dissesto idrogeologico che ogni anno incombe. E poi tornate a ridare dinamismo al vostro artigianato, che è frutto prezioso di antiche tradizioni. Stimolate la vostra invenzione e fantasia per promuovere un turismo consapevole di qualità, che possa far godere la vostra isola non soltanto nei mesi estivi, ma per tutto l'anno. E così far conoscere il vostro dolce clima, i vostri profumi, i vostri incantevoli paesaggi, la vostra aria vergine di fumi nocivi agli intossicati cittadini del continente. E anche la vostra arte così dimenticata, che spazia dall'antichità prenuragica alle chiese romaniche, ai palazzi ottocenteschi. Così, con impegno e attenzione, cercate di impostare un turismo consapevole, ma proteggendo le vostre coste, le vostre spiagge, i vostri mari, oramai, ahimè, così poco pescosi e impoveriti di posidonie e di conchiglie di cui una volta erano ricchi. Ricordatevi, amici sardi, ricordatevi che dopo l'oggi arriva sempre il domani, irrevocabilmente arriva. E se oggi questo attuale piano paesaggistico di tutela sembra troppo penalizzante, questo potrà diventare la grande fortuna del domani, anche se ciò implicherà duro lavoro e meno facili guadagni. I paesi nordici, i 1500 ettari di costa intatta tutelati dal National Trust inglese, lo insegnano. Grazie, Giulia Maria Mozzoni Crespi. Torno ora a parlare con la mia voce, non vi aspettate un pezzo così bello in quello che dirò perché non ci sarà. Vorrei ripartire dunque dall'Italia per valutare quanto accade in Sardegna. L'Italia può andar fiera di una cultura della tutela del paesaggio e dell'ambiente che è la più antica del mondo, il cui culmine e cuore è l'articolo 9 della Costituzione. È stato citato varie volte, lo sappiamo tutti a memoria, lo voglio dire lo stesso, perché è molto bello. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Per la prima volta nella storia un paese moderno poneva per principi fondamentali dello Stato la tutela del paesaggio, congiungendo fra l'altro in intima fusione tutela del paesaggio e tutela dei beni culturali, un'antichissima tradizione italiana in cui l'Italia ha un primato mondiale. Il primo testo che io conosco da questo punto di vista è un testo siciliano del 1745, dove venivano protetti dalla stessa legge le antichità di Taormina e quello che oggi è il parco dell'Etna. La legge nazionale di tutela del patrimonio, la prima legge nazionale di tutela del patrimonio è del 1909, alla quale seguì la legge sulla tutela del paesaggio, voluta fortemente dal ministro Benedetto Croce, allora i ministri si chiamavano qualche volta anche così, qualche volta sapevano di che cosa occuparsi prima di entrare nell'ufficio ministeriale e non cercavano di scoprirlo faticosamente dopo con scarso successo. Ecco, questa la lettera la legge di tutela del paesaggio di Croce si unì a quella del ministro Rava del 1909. Queste due leggi vennero poi riscritte sotto il fascismo ad opera di un ministro che si chiamava Giuseppe Bottai, e Sabino Cassese, che è stato già ricordato, giudice della Corte Costituzionale, grande costituzionalista, grande amministrativista, ha scritto l'articolo 9 della Costituzione e la costituzionalizzazione della legge Bottai. E che cosa vuol dire questo? È mai possibile che l'Assemblea Costituente, dove sedevano persone come Palmiro Togliatti, Nenni, eccetera, eccetera, di una Repubblica nata dopo i disastri della guerra e contro il fascismo, prende due leggi di un governo Mussolini e le mette nella Costituzione? Ebbene, è possibile, perché quelle due leggi di specificamente fascista non ebbero nulla, furono una riscrittura abile, di solito ben riuscita, forse non proprio sempre, delle due leggi Rava e Croce del 1909 e del 1920. Quindi questo lo dico perché? Per affermare che
nel passaggio dalle due leggi di inizio secolo a quelle del 39, alla Costituzione e infine al Codice dei beni culturali e del paesaggio oggi vigente, questa è una delle principali linee di continuità della storia d'Italia. Si può dire che la tutela è un'altra lingua degli italiani, è un elemento identitario altrettanto forte come la lingua e come la letteratura. Il Codice dei beni culturali, poi, io ci ho collaborato, io ho potuto lavorare a questo codice con tre diversi governi, due di centrodestra, presieduti da Berlusconi, ministro era prima Urbani e poi Buttiglione, e uno di centrosinistra, presieduto da Prodi, e il ministro era Rutelli. Ho lavorato, è un codice bipartisan, dovrebbe essere blindato, e invece no, come sapete benissimo, in particolare in Sardegna. Che cosa è però questa linea di continuità e come si misura con il presente? Ci sono moltissimi problemi, ne abbiamo visto uno oggi, perché nella sequenza interessantissima di interventi che ho ascoltato, ho visto anche delle sfumature importanti di differenza. C'è qualcuno che dice più fiducia ai comuni, qualcuno che dice meno fiducia ai comuni, qualcuno che dice forte presenza dello Stato, qualcuno che la vuole meno forte. Io non posso affrontare ora questo tema su cui ci sarebbe moltissimo da dire. Dirò in sintesi qual è la mia idea. Ritengo che nulla potrà salvare il nostro paesaggio se non ci sarà una continua armonizzazione fra le norme nazionali, le leggi regionali e le disposizioni comunali. Tutte queste forze devono agire di conserva. Perché agiscono di conserva? Bisogna che accadano un certo numero di cose. Per esempio, bisogna che i comuni non siano continuamente sotto ricatto, bisogna che gli oneri di urbanizzazione tornino a essere solo oneri di urbanizzazione, bisogna che i comuni non abbiano esclusivamente il territorio come materia bruta da svendere per poter pagare, che so io, anche i vigili urbani. Ma lo Stato deve fare la sua parte, le regioni devono fare la loro parte, i comuni devono fare la loro parte, secondo me anche le province devono fare la loro parte, perché io sono completamente contrario a questa pazzia di abolire le province. Questa continuità della storia d'Italia a cui ho accennato è una continuità che nasce molto prima, perché si può provare, ho fatto questo breve accenno a una legge siciliana, si può provare che le leggi di tutela in Italia erano anche molto più antiche. Erano molto più antiche, tutti gli stati italiani prima dell'unità avevano delle loro norme. C'era una specie di unità, di armonia fra i vari stati, che erano, che so io, il Duca di Lucca, il Re di Napoli, il Papa e così via, che facevano leggi molto simili senza averne affatto l'obbligo. Perciò io dico che era la seconda lingua degli italiani. Perché? Perché il paesaggio e i monumenti furono figura della cittadinanza, principio di identità, simbolo di appartenenza. In modo naturale, per tutti, furono questo. Gli statuti comunali italiani del Medioevo lo dimostrano in modo molto interessante. Io cito sempre quello che ne ho letti tanti, quello che mi sembra il più bello è lo statuto comunale di Siena del 1309, in cui nella prima pagina c'è scritto così, in un italiano arcaico che modernizzo: chi governa la città deve in primo luogo assicurare la sua bellezza e il suo ornamento essenziali, e poi spiega perché, per l'allegrezza dei forestieri e per l'onore e la prosperità dei senesi. Avevano capito tutto, quando oggi ci sembra di aver scoperto la valorizzazione. Nel 1309 gli italiani lo sapevano già. In tutta Italia ci sono espressioni molto simili, anche in Sardegna, per esempio. In Sardegna si potrebbero citare dagli statuti di Sassari, bellissimi, del 1316, alla circolare dell'intendenza generale di Cagliari del 1846 contro gli abusi nel taglio degli alberi. C'è una lunga tradizione di continuità. Qual era il principio ispiratore? Perché tanta continuità? Il principio ispiratore è molto semplice. Si sintetizza in due parole: bene comune. Il principio ispiratore fu l'idea che il bene comune, che in latino dicevano, specialmente nella legislazione dei papi, publica utilitas, l'utilità di tutti, il bene comune
che si faceva poi risalire al diritto romano, il bene comune è il principio per cui l'utilità di tutti deve superare sempre il profitto di uno solo. Questo è molto semplice così. Lo vorrei dire, siccome quando uno dice una cosa del genere oggi viene accusato di essere comunista, allora vorrei accusare di comunismo, forse l'ho già fatto altre volte, forse persino qui, Sua Santità Gregorio XIII, il quale nel 1574, in una costituzione apostolica, Quae publice utilia ac decora, proclamò l'assoluta priorità del bene del decoro pubblico sugli interessi e sui profitti dei privati. E vietò rigorosamente la sopraelevazione di qualsiasi edificio a Roma anche ai cardinali. Quel pontefice avrebbe scomunicato il piano casa. Avete applaudito la signora Crespi e Gregorio XIII. Ora passiamo invece a Cappellacci. Io ho letto, come dicevo, con incredulità questo piano, con incredulità, e non posso commentarlo articolo per insomma questo piano, questa specie di oggetto che è scritto con un linguaggio assolutamente incredibile, ho letto con incredulità crescente, voglio citare soltanto qualche punto. Non senza aver detto che parlare di piano paesaggistico vuol dire porre un problema di legalità, perché in Italia il problema numero uno è la legalità. Troppo abbiamo dimenticato questo problema. Allora, queste linee guida per cambiare tutto citano il piano della Giunta Soru, eccetera, eccetera, però poi sulla base di una legge del 2009 in cui si parla di un costante aggiornamento e revisione su base biennale. Ora, un piano paesaggistico che sia revisionato su piano biennale chiaramente non esiste, perché un piano biennale vuol dire che qualsiasi cosa si fa viene continuamente cancellata. Da un piano biennale a un piano annuale corre poco. Perché non l'hanno detto sul piano rivisto su piano mensile? Credo che sarà la prossima legge. Io facciamo questa cosa. Ora, su questo l'aveva già detto Scarpellini prima, ringrazio di averlo già portato questa cosa, perché è assolutamente ridicolo questo discorso. Quali sono i principi su cui si basa? Mai una citazione neanche di passaggio, neanche per sbaglio, neanche in nota della Costituzione italiana. Non esiste. Si cita la Convenzione europea del paesaggio e la si cita però tirando l'acqua a un certo mulino. E qual è l'acqua a questo? Come qualcuno ha già detto, la Convenzione europea del paesaggio, che come forse sapete tutti, ma lo dico, non è una legge della Comunità europea, ma una convenzione del Consiglio d'Europa, quindi è due o tre gradini sotto la Costituzione, di fatto ha comunque dei principi molto interessanti, sono stati recepiti dal codice, ma in questo documento della Regione Sardegna, del new look della Regione Sardegna, in questo documento la convenzione viene citata puntando sull'idea di un paesaggio percepito nei suoi valori immateriali, cioè al limite. Cementifichiamo tutto e poi ci guardiamo le cartoline del passato. Che vuol dire? Tuteliamo i valori immateriali senza tutelare il paesaggio vero, una relativizzazione della tutela. Poi c'è un'altra cosa che non c'è scritta, ma ho voluto verificarla. Qualcuno si è forse scandalizzato del fatto che in questa intervista che è uscita sulla Nuova Sardegna ieri, io a una domanda sull'attuale ministro ho detto che non fa il suo dovere, in realtà non sta facendo nulla. E vabbè. Però è vero che il nuovo ministro non fa nulla, però i funzionari del ministero continuano a fare delle cose. E ci sono anche al Ministero a Roma, mica solo nelle varie soprintendenze eccetera, dei funzionari per fortuna di primissimo ordine. Ho accertato, nessuno dell'attuale governo della Regione Sardegna li ha minimamente consultati su questa cosa e sono molto arrabbiati. Quindi consultare, perché questo è prescritto dalla legge, sarebbe stato gentile. Poi guardiamo qualche altra cosa. A un certo punto si dice che il paesaggio si parla della norma, che nel piano paesaggistico la norma vincolistica non vale molto. Più che la norma vincolistica dovranno emergere le prescrizioni, gli indirizzi
che generano comportamenti virtuosi in un rapporto fra la conoscenza del contesto e i temi del progetto, fra il paesaggio e il territorio. Ora, un giurista capisce bene che quando si parla di territorio si parla di una materia che discende dalla materia urbanistica, della legge urbanistica del 42, mentre quando si parla di paesaggio si parla della legge Bottai del 39, del codice dei beni culturali, eccetera, e chiaramente la principale debolezza del nostro sistema è proprio questa. Giocando su questa ambiguità, sostanzialmente ci viene detto che deve prevalere il progetto sul contesto, cioè il progetto di chi vuole costruire deve avere sempre la meglio. E poi che cosa vuol dire? Me lo spiegate voi che cosa vuol dire comportamenti virtuosi da coltivare nel tempo? Ma se ogni 2 anni cambia tutto, quali sono questi comportamenti virtuosi da coltivare per 2 anni? Dopodiché la virtù cambia nome. E invece di essere virtuosa la tale cosa, diventa virtuoso il suo opposto. È chiaro che stanno giocando con le parole in una maniera che veramente mi ha scandalizzato. Poi, ultima cosa che vorrei dire, quando si parla di valorizzazione integrata, la valorizzazione integrata è una delle espressioni più vergognosamente ipocrite che ho trovato in questo testo, che peraltro ne è ricchissimo. Che cosa vuol dire valorizzazione integrata? Ignorano completamente che la valorizzazione nel codice dei beni culturali, articolo 6, non è quella del codice Urbani, non suo, del ministro Urbani, ma quella che fu cambiata quando era ministro Buttiglione. L'articolo 6, come oggi è, dice che la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio deve essere solo per ragioni culturali. Punto. L'integrazione col progetto non c'è, cioè c'è se ci sono delle altre prerogative. E infine, ultima osservazione, quando si parla a un certo punto si dice che le coste dovrebbero essere ad alta intensità di tutela, la fascia costiera ad alta intensità di tutela, e vedete come definite. Dopo aver detto che sono ad alta intensità di tutela, dice: occorre valutare la possibilità che la fascia costiera non abbia natura di bene paesaggistico. Allora, per tutelare, per l'intensità di tutela, togliamo la natura di bene paesaggistico. Geniale, no? Cioè, sarebbe come dire: io vorrei curare moltissimo la mia salute e quindi, che so io, mangio, so di essere malato di colesterolo, considero la possibilità di mangiare solo grassi. Intanto dico che sto coltivando la mia salute. La stessa cosa viene poi detta dei centri storici e si potrebbe continuare. Vorrei però lasciare queste miserie, perché tali sono, per ritornare brevemente sul tema del bene comune. Che cosa vuol dire bene comune? Bene comune vuol dire coltivare una visione lungimirante, investire sul futuro, preoccuparsi della comunità, pensare ai diritti delle generazioni future. Tema importantissimo di cui ora si comincia a parlare in Italia. Stefano Rodotà è uno di quelli che ne parlano meglio, ma anche Raffaele Bifulco in un libro a ciò dedicato sui diritti delle generazioni future. Perché naturalmente noi dobbiamo, per capire che ci sono i diritti delle generazioni future, dobbiamo aspettare che lo abbiano capito gli americani. E dalla discussione negli Stati Uniti che questo tema è stato rilanciato verso di noi. Ma che cos'è i diritti, che cosa sono i diritti delle generazioni future se non quello che Gregorio XIII chiamava publica utilitas, se non quello che negli statuti dei comuni dei comuni italiani del Medioevo si chiamava bene comune? Quello del bene comune è un tema giuridico, etico e civile di lunga durata, con radici nel diritto romano, perché noi abbiamo bisogno di attingere dalla storia le energie e le idee per costruire il nostro avvenire. Vorrei dirvelo con le parole di un grande reazionario, che è Edmund Burke, il quale, scrivendo sulla Rivoluzione francese, preoccupatissimo perché non gli piaceva, però rifletteva sulla Rivoluzione nel 1790 e scrisse così: «Gli uomini che non guardano mai indietro verso i propri antenati non saranno mai capaci di guardare avanti verso i posteri. Per forgiare una società che sappia costruire il futuro ci vuole un tempo molto più lungo dello spazio di una vita», scrive Burke. «Ci vuole collaborazione non solo fra i vivi, ma fra i vivi
i morti e quelli che nasceranno, frase detta, come ripeto, da un grande reazionario, ma molto bella. Ora, riconoscere la priorità del bene comune, l'intera nostra Costituzione è imperniata sul bene comune, anche se l'espressione come tale non c'è, ma ci sono delle espressioni equivalenti. L'articolo 9 lo abbiamo appena letto, ma lo dobbiamo vedere nell'architettura dei valori della Costituzione, come espressione dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, articolo 2, della sovranità popolare, articolo 1, del pieno sviluppo della personalità umana, articolo 3, libertà di pensiero e di parola, articolo 21, libertà dell'arte e della scienza, articolo 33, l'insegnamento anche, alla centralità della scuola pubblica, del diritto allo studio dell'articolo 34. La tutela del paesaggio fa parte, secondo la Costituzione, una funzione sociale del patrimonio culturale del paesaggio che concorre in misura determinante al principio di uguaglianza fra i cittadini, perché per l'appunto è un bene di tutti. In quanto bene comune, il paesaggio e il patrimonio sono costitutivi di quella pari dignità sociale essenziale alla libertà e all'uguaglianza dei cittadini, di cui all'articolo 3. Tutto questo ci porta alle tensioni del presente, ci porta anche alla necessità di creare politiche di efficace intervento curativo e preventivo contro il dissesto idrogeologico, contro i mille mali che insidiano il nostro territorio, la stessa frenosità, la fragilità delle coste, delle isole, contro il diffuso rischio sismico. Priorità che non vengono affatto rispettate. Quando si identifica lo sviluppo, anche, mi duole dirlo, da parte del ministro Passera, quando si identifica lo sviluppo con TAV e autostrade, qualcosa di storto c'è. Lo sviluppo e anche la creazione di occupazione possono passare attraverso la messa in sicurezza del territorio, in primissimo luogo. E per quello che riguarda i suoli agricoli, non mi trattengo dal citarvi una bellissima frase di Andrea Zanzotto, un grande poeta italiano, il quale scrive così: un bel paesaggio, una volta distrutto, non torna più. E se durante la guerra c'erano campi di sterminio, adesso siamo arrivati allo sterminio dei campi. Fatti che, apparentemente distanti fra loro, dipendono tuttavia dalla stessa mentalità. Difficilissimo pensare una frase più dura, assimilare lo sterminio dei campi all'olocausto, ma questo è quello che sta succedendo. Da questa frase che vi ho citato dovrebbe venire l'indignazione dei giusti. Quello che dovremmo fare è creare anticorpi, quei movimenti di terzietà che Gian Valerio Sanna ha prima nominato e che io credo stiano nascendo in tutta Italia. Ci sono non meno di fra 20 e 30 mila associazioni nate negli ultimi 5 anni in Italia per la difesa del paesaggio e dei beni culturali. Stanno sorgendo, hanno la debolezza di non sapersi coordinare fra loro, ma è un grande movimento che sta sorgendo e che non ha ancora raggiunto i partiti a livello nazionale, perché a livello nazionale non c'è un partito, non ce n'è uno che abbia fatto propri questi suoi temi, però a livello locale stanno già facendo moltissimo. Dobbiamo creare anticorpi, la strenua difesa dei paesaggi di qualità, a cominciare dalle coste, il riciclo delle architetture in disuso, nuove strategie di recupero e di gestione virtuosa dei suoli, un forte rilancio dell'agricoltura di qualità. Tutti i fronti su cui la Sardegna potrebbe avere un grandissimo ruolo. Quando si parla di queste cose, c'è sempre qualcuno che dice: ma la crisi economica, ma l'economia. Ora, la crisi economica, anche questo è stato detto, ora non mi ricordo più da chi, la crisi economica che viviamo è stata innescata, come tutti abbiamo già avuto il tempo di dimenticare, dalla bolla immobiliare americana. Alcuni dei paesi che hanno avuto i problemi maggiori, cito l'Irlanda, la Grecia e la Spagna, li hanno avuti anche per eccesso di edificazione. In Italia gli appartamenti edificati negli ultimi 10 anni non venduti sono una cifra che nessuno sa, da 2 a 4 milioni di appartamenti invenduti, e dobbiamo continuare a costruire. Non dobbiamo cadere in questa trappola, dobbiamo sapere che ci sono quelli a cui conviene per il profitto del singolo, ma non conviene per il bene comune. Non dobbiamo inchinarci in Italia, come in Sardegna, davanti a quello che un grande economista come Keynes chiamava l'incubo del contabile, e cioè il pregiudizio secondo cui non si può far nulla se non se ne ricavano frutti economici immediati.
E così scrive Keynes, l'ho citato anche in quella mia intervista che la maggior parte di voi suppongo non avrà letto, per cui vorrei dirvi questa citazione: invece di utilizzare l'immenso incremento di risorse materiali e tecniche per costruire la città delle meraviglie, creiamo ghetti e bassi fondi, scrive Keynes, e si ritiene che sia giusto così, perché le nuove costruzioni fruttano, mentre nell'imbecille linguaggio economicistico la città delle meraviglie, cioè una città in cui l'uomo avesse la sua piena dignità, potrebbe ipotecare il futuro. E continua così: questa regola autodistruttiva di calcolo finanziario governa ogni aspetto della vita. Distruggiamo le campagne perché le bellezze naturali non hanno valore economico. Crediamo, saremmo capaci di fermare il sole e le stelle perché non danno alcun dividendo. Queste le parole di un grande economista del Novecento, di cui oggi si parla sempre di più perché le ricette keynesiane hanno ancora una grande attualità. Eppure ho trovato, ed è con questo che vorrei finire, ho trovato un pensiero molto simile in un testo popolare sardo dell'Ottocento. È una canzone, non so che cosa, forse che è stata pubblicata nelle Canzoni Popolari della Sardegna da Spano nel 1857. Io non so parlare sardo, ma se non ridete troppo provo a leggere quattro versi di questa cosa qui, che dice così: tanca serrada samuru, fatta sa saferra ferra, si lo che lo fit in terra, che l'aio serrado puru. Per i non sardi, me compreso, per i non sardi, me compreso, la traduzione è: tanche chiuse con muro, fatela raffa raffa, se il cielo fosse in terra avreste chiuso pure quello. Come Keynes, come Keynes. Allora, quella canzone fu scritta per protestare contro la legge delle chiudende, circa 1820. Ma che cosa sta accadendo se non tante chiudende col piano Cappellacci?